stasera siamo qui a Napoli, a Galleria Borbonica, posto, una location meravigliosa, con Rino Moscariello, amministratore 24 Finance, per la convention del 2021. Tante le cose annunciate, ma un filo unico conduttore, quello delle competenze. Perché hai scelto questo argomento per unire tutto quello che è stato il percorso di oggi? Tutto nasce, ciao Flavio, grazie per la domanda, ma tutto nasce dalla considerazione di qual è il nostro posizionamento della figura professionale sul mercato. E quindi con la mia squadra abbiamo da un po' di tempo condiviso il tema di lavorare molto sulla consapevolezza di essere professionisti, quindi utilizzando le nostre competenze, ma con il pieno rispetto della specializzazione delle competenze di altre società. Per cui abbiamo creato un meccanismo per verticalizzare le competenze, quindi noi concediamo le nostre competenze ad altri operatori, in particolare a gruppi immobiliari, per cui oggi abbiamo presentato l'accordo con tre gruppi immobiliari, Prima Casa, Gruppo Bonifazi e poi un gruppo di cui ne vado particolarmente fiero per l'accordo sottoscritto, che è Coldwell Banker Italy, per cui questo ci consente di essere presenti all'interno delle agenzie con le nostre competenze. A nostra volta prendiamo competenze da altre società che non sono tipiche delle nostre competenze, quindi abbiamo stretto accordi con Change Capital per una piattaforma di algoritmi per valutare il mondo imprese, abbiamo preso accordi con MC Locam per dei prodotti brandizzati di Cesino del Quinto, che a nostra volta facciamo nostri con modalità white label e li concediamo ai clienti delle agenzie immobiliari, dove noi diventiamo fornitori delle nostre competenze. E queste competenze, se le tramutiamo in connessioni, creano valore per tutte le aziende coinvolte. Connessioni che sono anche legate all'amicizia, così come avete detto, che vi lega tra te e il nuovo amministratore del DMC Finance. Quanto questa novità, perché poi portare la cessione del Quinto in agenzia immobiliare è comunque tra virgolette una novità rispetto al settore, è stata apprezzata dai nuovi partner? È stata apprezzata tantissimo, perché abbiamo delle potenzialità enormi da parte dei clienti e delle richieste, ma il tema su cui ritorniamo sempre sono le competenze. Ci sono le competenze giuste? Io non credo nella figura del tuttologo, ognuno deve fare il proprio mestiere, quindi utilizzare le reciproche specializzazioni per offrire una competenza ed un servizio eccellente per l'utilizzatore finale. E un nuovo modello di business, cosa porterà per il 2022? Il modello di business, vedi, la location straordinaria, grazie per averlo sottolineato, è una location straordinaria, ma che è a due passi dalla città, è a portata di mano, ma non è sotto gli occhi distratti di tantissime persone. Il nostro modello di business vuole essere questo: lavorare dietro le quinte con gli operatori, dare le nostre competenze e dare un valore importante che andiamo a creare insieme, con un'alta produttività pro capite della nostra rete e con un'eccellenza di servizi ai nostri partner. Benissimo, ci hai anche annunciato delle novità che ci teniamo per il prossimo anno, quindi per ora grazie. Ti ringrazio e grazie. Ci sentiamo presto. Grazie. Ciao.